Ciao, sono Ismael Sanchez Polanco e sono un editor di Microbiologia Italia e quest'oggi vi parlerò della differenza tra batteri gram positivi e batteri gram negativi, che sono i due principali gruppi in cui i batteri vengono distinti. Questa distinzione avviene grazie all'utilizzo di una tecnica di colorazione, che è la colorazione di gram, che venne ideata nel 1894 dal batteriologo danese Hans Christian Gram e che ancora oggi è utilizzata all'interno dei laboratori microbiologici. Questa colorazione consiste nel primo utilizzo di un colorante basico, che è il cristal violetto, che andrà a colorare in maniera indistinta tutte le cellule batteriche presenti all'interno del nostro campione. Successivamente utilizzeremo un mordentante che non è altro che una sostanza che serve a generare una maggiore affinità del colorante verso il substrato. In questo caso il nostro mordenzante è lo iodato di potassio. Successivamente effettuiamo quella che è la decolorazione. La decolorazione avviene tramite l'utilizzo di acetone o alcol etilico e successivamente vedremo che questa decolorazione lascerà alcune cellule colorate con un colore blu violaceo e altre invece senza la presenza, invece altre appariranno al microscopio ottico non colorate. Successivamente viene utilizzata un altro colorante che è la safranina, che permetterà la colorazione di quei batteri che non sono stati colorati tramite l'utilizzo del colorante cristal violetto. In questo modo potremo distinguere quelli che sono i batteri gram positivi, ovvero quei batteri che rispondono in maniera positiva alla colorazione di gram cristal violetto, e quelli negativi che rispondono in maniera negativa alla colorazione di gram cristal violetto. Ma perché alcuni batteri si colorano di questo colore blu violaceo o altri di colore rosa? La risposta va trovata nella morfologia strutturale dei batteri che stiamo prendendo in considerazione. Per quanto riguarda i batteri gram positivi, questi batteri sono caratterizzati da una parete batterica con uno spessore maggiore rispetto a quella dei batteri gram negativi e con la presenza di maglie molto più strette rispetto a quelle dei gram negativi. E l'utilizzo del nostro decolorante ne, uh, res, um, l'utilizzo del colorante va a restringere le maglie. E andando a restringere queste maglie, ne impedisce la fuoriuscita del colorante, mentre essendo le maglie invece della parete batterica dei gram negativi di peptidoglicano molto più larghe rispetto a quella dei gram positivi, le maglie non sono abbastanza strette per impedirne la fuoriuscita. Di conseguenza, queste cellule non appariranno colorate di un color blu violaceo, ma si andranno a decolorare proprio per effetto del decolorante. Poi successivamente utilizzeremo un altro colorante che è la safranina, che invece permetterà la colorazione rosea dei nostri batteri. Tuttavia, non tutti i batteri possono essere messi in evidenza, non tutti i batteri rispondono alla colorazione di Gram, come per esempio il Mycobacterium tuberculosis, che per poter essere colorato necessita di un altro tipo di colorazione, che è la colorazione di Ziehr-Neelsen. Però, se volete, questa la affronteremo la prossima volta. Ciao!